giorno 6. Inaspettatamente siamo usciti fuori e a quanto pare ha piovuto stanotte o abbastanza di recente, ma per fortuna ieri abbiamo prenotato la spa, quindi anche volendo o nolendo restiamo al caldo. C'è una jacuzzi libera, potremmo farla tutta per noi. E volendo. E io non voglio stare a questo freddo. Ecco te. Sempre lamentarsi, ma intanto le mie cose le mangi sempre. Ehi, te l'avevo già messo. La cosa bella del viaggiare, secondo me, è poter provare sempre le diversità del cibo nelle varie parti che vai. Però per esempio io una salsiccia magari alla mattina non sarebbe il mio primo pensiero. Buona, ma non la sceglierei ogni giorno. Le scramble egg, frittata sbattuta con piselli e salmone, buona ma anche lì. La domanda del giorno è: chi è che mangia arance con il bacon? Sei stata tu? Sei pronta per la spa? Sì. Stiamo passando in mezzo alle camere, che così non prende freddo dopo mangiato. Eccoci di nuovo alla spa. Siamo all'interno della zona di cambio, con una vista niente male, la stessa che c'è anche nella palestra, che appunto è qua accanto. Abbiamo tutti quanti i cosi per cambiare, c'è la doccia, c'è il lavandino, c'è il bagno e abbiamo gli armadietti. Quelli con una scritta Try Me sono quelli liberi, in pratica metti 4 numeri, giri e funziona. Tu arrivi nella zona relax accanto alla già citata palestra con la solita vista della punta della nave, anche se oggi il cielo non è bellissimo. In questi 2 giorni in Grecia ci siamo abbronzati niente male, avrei voluto prendere il sole per abbronzare tutto il resto, almeno per uniformare. Poi apri questa porta che è la zona termale e ti ritrovi tutto questo. Ti piacciono i cignetti? Salutali. C'hanno ancora la casa di Natale. Ma che carini! Visto che giustamente non posso portare la videocamera in tutti i posti caldi di questo posto, ve ne farò vedere giusto uno. Tutto già parlato, fa caldo, c'è un po' di camomilla e non è esagerato. È stato un bel momento nella spa, tanto abbiamo tutta la giornata per starci, adesso si va a mangiare. Comunque c'è un pochino di mosso, un po' si denota dal fatto che lei tra un po' vola via. Ma anche la piscina sembra che sia inondata dalle onde del mare. Ce la fai ad andare dritto, amo? Non riesci ad andare dritto? C'è ancora il tuo amico della pasta oggi, però non so cosa stia facendo. Mentre di qua abbiamo gli hot dog, che per il momento li stanno ancora facendo. Ma hot dog col chili e crauti. Hai deciso cosa vuoi oggi? Sai che nonostante tutto non ho mai provato un hot dog col chili? Yeah, oggi pizza col salamino piccante. Ed è appena fatta. Che insalate ci sono buone? Insalate con olive, buona. Prenderò questa. Patata al forno. Sì, oggi forse è un po' esagerato, però mi compenso con una super insalata. C'era sta patata al forno con sulla salsa panna acida e un pochino di bacon, che a me il bacon non fa impazzire. Allora, la patata come al solito è buona. È il bacon che a me non piace, però la patata è buona. E parlando di patata, la bimba col suo dog è arrivato. Ti do quello che non si è schiantato. Ma no, c'è il chili dentro? Sì. Vabbè, così puoi metterci più senape per te, che a te piace. È lì la senape comunque, dietro di te. È bella, lei è obbligata. Brava. Sì, tieni, ti metto una patata nello dog. Vediamo com'è un chili dog con una quantità, un filino eccessiva di crauti. Buono, non è neanche esageratamente piccante, infatti riesce a mangiarlo anche lei. Detto in parole poverissime, proprio stretto, stretto, stretto. È come mangiare un hot dog con dentro il ripieno che metteresti in un burrito. Bella. Ti piace il cetriolo? E questa patatina bruciata? È mia. Abbiamo appena scoperto che nel nostro programma della giornata odierna, verso le 6, c'è un incontro per single. Eccolo qua, dalle 5 alle 7
Viaggi da solo e vuoi fare nuove conoscenze? Evento senza staff, ah beh certo. E beh, se io volevo rimorchiarmi una cameriera non posso, giustamente, perché tanto loro lavorano qua per 7 mesi di fila, poi è una storia a distanza, non funzionerebbe. Di qua, 15 anni che su sta nave ancora non ho imparato. E dopo il riposino post pranzum andiamo di nuovo in palestra. La cosa buona è che il cielo si è riaperto almeno. Stai scappando in bici? Volevo vedere qualcosa di carino. Vabbè, che c'è il mare fuori, quindi è tutto bello. Facciamo una merendina leggera dopo la spa e la palestra. La merendina leggera. A mia discolpa posso dire che questo è mio, questi due pezzi sono miei e tutto il resto è tutto quello per fare il suo panino. Visto che non c'erano i sandwich, visto che è orario di cena per le altre persone, noi mangiamo giù al ristorante, ma per gli altri mangiano alle 6 a quest'ora. Madonna. Finita merendina con l'insalata, lei. Passiamo dalla pizza. Oh, se bisogna fare schifo si fa in due, no? Non si lascia una persona sola a fare schifo, giusto? E con salame piccante. Se c'era Marina ti dicevo ancora meglio. Sono proprio sexy io. Ma tu di più sto giro. Hai vinto tu. Stasera abbiamo saltato la cena per guardare lo spettacolo che c'era lì di ballo. Non è stato male, anche perché tanto alla fine abbiamo mangiato post palestra, quindi diciamo che ce la siamo goduta lo stesso. Oggi abbiamo dato tanto. Nonostante ci siamo rilassati abbastanza alla spa e ci siamo sfogati poi in palestra, io sono bello che stanco, non so lei. Anch'io. Domani alle 7 si arriva al porto e si può già scendere, quindi 7:30 probabilmente o giù di lì cercheremo di scendere anche noi. Buonanotte. Buonanotte.